33 giri stereo LP del 2004 e poi successivamente in Soundscapes, che è una sorta di grande mega raccolta rielaborazione del precedente lavoro risalente al 2018, Vincenzo Bagnoli attua una sua concezione personale della poesia, che è la stessa in un certo qual modo della concezione generativa della musica ambient tipica di Brian Eno. Nel senso dello spostamento continuo di fluidità e forme, per parafrasare un verso di David Sylvian, perché la poesia di Bagnoli procede in qualche modo from cool to warm, from dusk till dawn, from flux to form, dal flusso alla forma. L'aspetto visivo e quello uditivo si condensano in una sorta di percezione unitaria e concreta, dando luogo ad un'esperienza di vita vissuta, espressa in primis sotto l'aspetto di una biotica post-industriale, che nelle poesie di Bagnoli si rende testimone di una città, quella Bologna post-industriale di cui parla continuamente il poeta, e soprattutto della sua periferia degradata. La Bologna di Bagnoli è una sorta di Manchester grigia e offuscata dai fumi delle fabbriche della metà degli anni 70, la Manchester di Joy Division per intenderci. Cupa, ma piena di fermenti culturali e sociali, di tensioni, di magmi, di energie sotterranee, underground. E si attraversa un luogo città da indagare fin nelle fondamenta all'interno delle poesie di Bagnoli. Nelle fondamenta anche straziate, nello spazio incolmabile del diroccamento delle mura, dell'infrangimento dei vetri, dello smarrimento totale o parziale, reale o presunto, adolescenziale o maturo, delle proprie speranze di vita, oltre i margini del paesaggio urbano, destrutturato semanticamente fin nelle fondamenta. E esiste un sito internet, www.offscapes.it, in cui ogni frammento testuale affiancato a un'immagine riporta una serie di iperlink che rimandano incessantemente ad altro, come nel cortocircuito virtuoso di un vocabolario del dicibile di borghesiana memoria, incentrato sul campo semantico del panorama urbano come monstrum dell'umano attraverso l'inumano. Ecco che la poesia di Bagnoli è una poesia sperimentale, di ricerca, ma sperimentale nel senso migliore del termine, nel senso più onnicomprensivo del termine, perché è una sorta di urbanistica dell'interiorità, la poesia di Bagnoli, anch'essa concepita come la scienza principale da cui prende analogicamente le mosse, ha qualcosa in comune con la flânerie, di cui parlava Walter Benjamin, che Walter Benjamin studiò ad esempio in Baudelaire, oppure ha qualcosa in comune con la definizione dell'emarginazione sociale e culturale descritta da Pasolini in Ragazzi di vita oppure in Una vita violenta. Però il paragone è più con Berlin Alexanderplatz, il romanzo intendo, ma è soprattutto anche la Bologna stralunata e tossica di Andrea Pazienza, con cui condivide la volontà narrativa di uno stralcio emozionale e generazionale, di uno spaccato generazionale, quello del libertinismo degli anni 70 e del liberismo degli anni 80, fusi insieme all'interno di una comune sensazione nostalgica e autoriflessiva, ma è anche una Bologna odissiaca, un'avventura post-joyciana sotto i portici e nei vicoli bolognesi di un'epoca cristallizzata rispetto al divenire storico, dalla prospettiva del poetico. E c'è la musica, soprattutto la musica della band Stratten, di cui Bagnoli è il paroliere. Ci sono citazioni continue dei Cure, dei Cars, degli Eurythmics, dei Marillion, dei Joy Division, dei Visage, un continuum citazionista e postmodernista. E poi c'è sicuramente Guy Debord, la deriva psicogeografica di Guy Debord, che avrebbe consentito una percezione metaanalitica e puramente estetica, emozionale e sentimentale della realtà urbana e del tempo in cui essa è immersa, semplicemente aggirandosi nella città, lasciandosi guidare metapsichicamente dalla città stessa. Un'architettura interna ed esterna contemporaneamente, la poesia di Vincenzo Bagnoli.
qual è la forma della città, lo spazio tra i fiumi e i colli, il limen atterrito e aggrappato alle colline, margine che sfuma nella notte paludosa, sotto alle fredde insegne dell'orsa. La secca sconfinata dove il vuoto traccia linee costiere sempre più incerte, disegna derive di dune fossili lontana come una gialla e sabbiosa perturbazione africana distante, come un simon che viene di lontano, perduto in fondo al tempo e ai paralleli. Il tramonto la attraversa in una ragnatela di arpeggi elettrici, in un ahimè di metallo. La natura di questo territorio, se vuoi saperlo, sono congiunzioni, ripetizioni necessarie, equivalenze, diagenesi di strati e di accumuli, isomeri di vite e identità, cinematica immagine di altre concrezioni e idrocarburi, architettura di complessioni ritmata nel paesaggio da serie, senza metafore, numero di Nepero, non l'io dei romanzi, ma voce nel manuale del crepacuore. Modulo di altura e avvallamento. Qual è la forma? Ars amandi appresa insensibilmente, tra angoli di strada e pena e stenti, ansie e fatiche di quattordicenni e il non conoscersi e la distanza, fredda, nebbiosa, colonia penale, strani destini rimasti staccati tra nulla dei quartieri dormitorio, la zona morta della vita in quella parte del libro dov'è la rubrica che dice Incipit sexus annoro taginta e sotto Yanduri sex drugs rock and roll. Qual è la forma di questa città? Prima c'è il biancore soprattutto che dopo cade verso la penombra, binari nell'asfalto della strada, chiusa, rugginosa, suburbana, affonda dentro la zona industriale, la luce tagliata, strisce impolverata, sulla facciata di case invecchiate, qual è la forma? L'incrocio del grigio alla strada statale incontra tra cielo ed asfalto un altro percorso fuori dal bordo, dove cadono le ombre della sera, sui muri in mezzo alle rade vetrine aperte nel buio, come occhi tristi, nella notte laterale dei balconi. Qual è la forma di questa città? Veniamo da questo insipido fuori, dall'esangue pallore perplesso, dell'orizzonte che non ci si svela, balio del cosmo, disegno astratto di tutte le linee dei muri esterni, definitiva geometria del mondo, rumore del cielo sulle onde lunghe, crepe, trincee scavate dal sempre, qual è la forma? Fascia, zona obliqua e multiforme, scritta dalle contorte diagonali che attraversano solo i contorni, dove si compie, si forma l'informe, la regola del caos della rovina, dove sorge il logos della frana che riforma l'universo, lo sfascio, la disfatta che si assesta nella crescita a vista dei detriti sul perimetro all'orlo dello scavo. Derma di asfalto e strade selciate, mucose di edilizia popolare, reticolo di vie e vene azzurre senza sbocco, qual è la forma?